Sicuramente abbiamo commentato una vittoria importante, il punto era auspicabile, i tre punti però sono frutto di un lavoro importante fatto in queste due settimane. Due sono gli elementi che sono parsi. Partiamo dal primo, sicuramente una squadra che si è ritrovata, una squadra che si è aiutata moltissimo, tanto sacrificio, ma non nella sofferenza, perché non ha sofferto tantissimo. Se andiamo a vedere insomma le occasioni della Fiorentina, tiri in porta io non ne conto, no? Forse l'unico rischio è il lancio, il rinvio corto di Teglio, però sicuramente una squadra che si è ritrovata e aveva bisogno di ritrovarsi, perché insomma il momento non era facile per le sconfitte, le quattro sconfitte consecutive escluse la Coppa. Sì, l'analisi dovrebbe essere un po' più ampia secondo me. Perché poi la facciamo anche sull'aspetto più diciamo di gioco. Sì, no, ma noi abbiamo sbagliato una partita con lo Spezia e sembravamo che eravamo inguardabili, retrocessi. Ci vuole un po' più di equilibrio, noi ce l'abbiamo poco. E questi ragazzi non lo meritano, perché io ho le spalle larghe, ma loro dovremmo ringraziarli tutti i giorni che li vediamo per quello che hanno fatto in questi due anni. Poi la Serie A è così, puoi perdere 3-4 partite, ma dipende come le perdi. Noi abbiamo perso una partita male con lo Spezia, ci può stare per tanti motivi, ma le altre le abbiamo perse giocando a calcio, meritando di vincere a Verona, e a Roma comandando, per cui io ero sereno. Poi conosco questi ragazzi, oggi nonostante le assenze, i giocatori importanti che ci mancano, noi facciamo sempre finta di niente, non lo diciamo mai, veniamo a Firenze a giocare con una squadra che c'è nettamente superiore e sfoderiamo una prestazione così. A me non mi sorprende, perché insomma sotto la mia gestione sono 38 e 8, 46 partite, probabilmente ne abbiamo sbagliate due. Per cui, però, quello che dico è che bisogna darci una mano tutti, perché il Benevento la Serie A l'ha già fatta e ha già capito com'è dura. Per cui se nel primo momento di difficoltà, una partita sbagliata, ci addossiamo addosso a questi ragazzi, ne diciamo di tutti i colori, sbagliamo. Allora saremo retrocessi veramente, come pensano tutti. Noi dobbiamo far quadrato, dobbiamo far squadra, dobbiamo dare queste risposte, perché penso che i nostri tifosi oggi siano orgogliosi di noi, perché veder giocare il Benevento così, su un campo così difficile, penso che sia un grande orgoglio, al di là di come poi finirà. Allora, per quanto riguarda la partita, mi è piaciuto molto, ecco, hai detto in conferenza pre-gara, non è questione di modulo, è questione di interpretazione. Quest'oggi non era questione di modulo, però si è vista un'attenzione difensiva diversa, ma anche calciatori in campo con caratteristiche diverse, fuori discussione, Barba difende di più rispetto a Foulon. Letizia, che quando Foulon spingeva tendeva a spingere anche lui, questa volta è stato più accorto, ed Etemai, che per caratteristiche è più di rottura, da più quantità. Si è visto un po' più di equilibrio sotto questo punto di vista, considerando il momento, considerando che si giocava in trasferta, considerando contro una squadra che ha più qualità. Sì, ma sono tutte cose giuste, ma noi sapevamo che Barba ci poteva dar questo. Il problema è Barba, non l'abbiamo mai avuto. Si è fatto male alla prima partita con l'Inter ed è rientrato domenica scorsa. Quando abbiamo Barba sapevo che avevamo questa opportunità, sapevo che alzando un centrocampista come Ionita, Teio, si poteva anche cercare qualcos'altro, e in un momento complicato per una partita e ho cercato di dare un po' più di compattezza, ma questi sono tutti ragionamenti. Poi quando vinci è chiaro che l'allenatore ha fatto tutto bene, quando perdi so come va, com'è questo gioco, però io sapevo che oggi al di là di chi ha giocato, chi è entrato ha fatto benissimo, per cui c'era uno spirito battagliero. Oggi avevo detto ai ragazzi, se non fossimo stati 11 guerrieri, qui non puoi portare a casa punti quando giochi contro certi giocatori. Invece siamo stati bravi, perché non abbiamo mai rischiato, anzi forse dovevamo fare il 2-0 perché abbiamo avuto ripartenze importanti, dovevamo chiuderla prima, perché dopo magari lì con quel colpo di tacco, in quella mischia, adesso non so cosa è successo, magari pareggi una partita che alla fine comunque hai meritato di vincere. Però ho visto i miei ragazzi felici e sono molto contento per loro, perché a me non mi sorprendono più, ma a loro gli darà comunque fiducia, perché la Serie A è difficile, complicata, e nei momenti difficili, se si fa quadrato, si può poi fare queste partite. Bene, do la parola allo studio con un dato, no? Perché sottolineiamolo, no? Nell'undici titolare il Benevento della Serie B, fatta eccezione per Glick ed Ionita, tra l'altro Insigne, cross, gol di Improta, quindi sicuramente un lavoro che arriva da lontano. A te Carmine. Mister, ben ritrovato, una
Chiaramente l'opportunità di ritrovare anche gli elementi che hanno favorito questa promozione, lo anticipava lei come aspetto, il rimpianto forse di non aver completato l'opera perché manca soltanto quel quid in più per chiudere una partita controllata dopo il gol realizzato da Improta, soltanto quello può essere come dettaglio di critica costruttiva. Sì, beh, però la squadra ha speso tanto, è chiaro che abbiamo avuto delle occasioni, ma se penso a Moncini, tutto il lavoro che ha fatto straordinario, poi ha avuto quel tiro al limite che di solito lui da lì non ti perdona, però oggi veramente tutti hanno fatto una partita incredibile, ma io dopo 20 minuti l'avevo capito perché siamo partiti probabilmente un pochettino contratti, ma comunque eravamo compatti, non soffrivamo e poi sapevo che magari lungo la partita avevo anche i cambi per poterla cambiare, poi è chiaro che se penso di venire a vincere a Firenze direi che era dura pensarla, pensavo di venire a fare una grande partita, poi devi fare la partita perfetta, ci siamo riusciti, ma la strada è ancora lunga, ci saranno altri momenti difficili, non dobbiamo montarci la testa, ma questa squadra sa che quando dà tutto poi dopo qualcuna la perderai perché gli altri sono troppo più forti, però ci divertiremo. Un'ottima risposta di gruppo, Gennaro Iezzo. Ciao Filippo, complimenti per la gara. Ti dico, andare all'Artemio Franchi e concedere una sola occasione alla Fiorentina fa capire la grandissima prova che avete fatto oggi, ma quello che secondo me risalta di più è quello che almeno abbiamo visto noi da casa, dal monitor, cioè è vedere una squadra che ha giocato in 30 metri veramente, cioè sia nella pressione alta sia nel difendersi magari più bassi. Una compattezza incredibile e una pressione sugli avversari, perché poi il gol è venuto tutto da lì, da una pressione forte di Insigne che è riuscita ad approfittare dell'errore del giocatore della Fiorentina e a far gol. Io penso che questa sia la mentalità che deve avere il Benevento, ma forse è quella che ha avuto anche negli anni passati, anche all'inizio del campionato, che forse è mancato in qualche partita, perché dal punto di vista del gioco, hai detto tutto tu prima, è una squadra che non è mai venuto meno dal punto di vista del gioco. Forse mancava quella cattiveria, quella voglia di aiutarsi uno con l'altro per portare a casa il risultato. Non so se sei d'accordo. Sì, ma noi le prepariamo sempre così le partite, a volte ci dimentichiamo che ci sono gli avversari, noi cerchiamo sempre di pressare, di star compatti, però poi la forza dell'avversario a volte fa sì che ti debba abbassare un po', però oggi siamo stati bravi, ma come dicevo prima, insomma, questa squadra ha sbagliato una partita, le altre le avevano sempre fatte bene. Chiaramente anche a Verona, se io penso a Verona, dispiace perderle, allora dovevamo vedere, ma il gioco c'era, le occasioni c'erano, per cui secondo me se tu hai quello, prima o poi la partita ti va per il verso giusto, abbiamo steccato quello con lo Spezia, ma ormai quella abbiamo dimostrato oggi che era un passaggio a vuoto, momentaneo, come ero sicuro perché questa squadra non mi ha mai deluso. Billy Nuzzolillo. Buonasera mister, lei prima e anche in conferenza stampa parlava un po' di questi commenti che hanno, diciamo così, circondato un po' l'ambiente Benevento. Angelo Caratenuto sul Corriere dello Sport nei giorni scorsi ha ricordato la famosa definizione di Johan Cruyff, l'entorno, cioè tutto ciò che riguarda l'ambiente, circostanze della squadra, che può influire anche sull'aspetto psicologico dei calciatori. Mi incuriosisce sapere, ma si riferisce anche ai social oppure soltanto ai commenti da un punto di vista giornalistico? E cioè anche sui social i calciatori sono attenti come lei a seguire un po' quelle che sono le dinamiche da parte del tifo? Ma no, io stavo parlando in generale. Io so come va questo lavoro e questo gioco, per cui io ho le spalle larghe. Io ho solo sentito alcuni giudizi sui giocatori dopo la partita con lo Spezia un po' troppo forti e sono giocatori che ci hanno regalato cose fantastiche, per cui mi è sembrato che avessimo aspettato la prima partita sbagliata da 46 a questa parte per sotterrarli già retrocessi, ecco questo non dobbiamo farlo, parlo in generale io, perché questa squadra ha bisogno di tutti, poi noi sappiamo che la società, l'allenatore, il direttore fanno un quadrato e possono fare queste cose, ma se non ci aiutiamo tutti sarà dura salvarsi in Serie A, cioè se pensiamo di salvarci facile in Serie A probabilmente abbiamo negli occhi ancora quello che è stato l'anno scorso eravamo in B, abbiamo fatto dei record straordinari ma quelli vanno messi nel cassetto.
però probabilmente nei momenti complicati ricordiamoci quello che questi ragazzi ci hanno dato, perché allora magari li lasciamo un po' più sereni e gli diamo una mano. Sonia, a te. Sì, ultimissima con le news. Letizia, uscito per infortunio, cosa ha avuto, come sta? Letizia penso abbia preso una botta al ginocchio, per omaggio è entrato molto bene, per cui purtroppo non c'era Foulon che ha avuto un problemino in allenamento. Vediamo, però lo spirito che c'era oggi, quelli che sono entrati li ringrazio veramente perché hanno dato molto. Sau, scelta tecnica? No, Sau aveva un problema al flessori, non riusciva a scattare, voleva provare ma è inutile in questo momento con questa temperatura provare un giocatore importante come Sau che magari poi si poteva infortunare, per cui non è stata una scelta tecnica, è stata una scelta dettata dalle sue condizioni fisiche che non erano ottimali e ho pensato di fare quel cambio allora.